La cultura scientifica non viene considerata una vera cultura dalla comunità degli intellettuali, mentre invece è portatrice di idee, portatrice di cambiamenti profondi. È vero che gli scienziati tendono a rimanersene un po' nel canto loro, però Primo Levi, che è un grande scrittore ed è stato un chimico e che in certi suoi libri, come nel sistema periodico, ha portato in modo estremamente geniale una serie di esempi della chimica, ma in modo letterario. Direi che noi abbiamo bisogno di uomini di questo tipo che riescano a cucire insieme queste due culture e direi che ognuno deve portare la sua dose non solo di buona volontà ma anche di umiltà. Ricordo quello che diceva in proposito il fisico, che è anche un filosofo della scienza, Toraldo di Francia, quando diceva che non bisogna soltanto fare naturalmente una tecnologia a misura d'uomo, ma degli uomini e direi anche degli intellettuali a misura di tecnologia.